Avanza Antonino Lagumina, sfumati Gabriele Moncini e Luca Vido, e questo è il borsino dei centravanti per il Pescara. Moncini ha firmato il contratto che lo lega al Benevento a titolo definitivo fino al 2023. Luca Vido lascia Crotone e con il beneplacito dell'Atalanta è pronto a sposare la causa del Pisa. Per la terza stagione consecutiva l'attaccante, cresciuto nelle giovanili del Milan, entra nei radar biancazzurri. Sembra la soluzione ideale, ma poi il connubio non si configura. Per Lagumina finora una stagione non esaltante ad Empoli, 16 presenze e 4 reti. La squadra toscana vuole rifare in gran parte l'attacco e segue i vari Tutino, Ciciretti, Lamantia, c'è già Mancuso, e allora l'attaccante palermitano potrebbe lasciare l'Empoli e sembra essere un profilo interessante che a Pescara potrebbe trovare riscatto. Parola che si potrebbe ben accostare anche agli attaccanti ora a Cremona, con particolare riferimento a Simone Palombi, più alla portata rispetto a Daniel Ciofani. Mentre proseguono le valutazioni degli uomini in mercato biancazzurri, la squadra da ieri è di nuovo al lavoro al centro Vestina di Montesilvano e già da oggi si andrà al ritmo di 2 sedute quotidiane fino a domenica, quando potrebbe poi disputarsi un test in famiglia. Al lavoro ovviamente anche Ledian Memushai, al centro del caso che ha scosso la fine del 2019 con l'esclusione dai convocati operata da Zauri per la gara col Chievo dopo la reazione plateale al cambio nella partita di Livorno. Il centrocampista è un punto di forza, un giocatore imprescindibile, come ha ribadito il presidente Daniele Sebastiani, che non a caso ha sparato la cifra di 1 milione di euro qualora qualche club sia intenzionato a bussare per Memushai, che al Vestina è sembrato carico e motivato e sta lavorando serenamente. Con il ritiro all'Ecotel di questa settimana non mancheranno opportunità di confronto, anche sereno e informale, con il tecnico Luciano Zauri, per un dialogo che deve servire più che altro a togliere situazioni di eventuale imbarazzo per il futuro, più che chiarire il motivo di quello che è uno tra i tanti sfoghi che si vedono nel corso di qualsiasi gara quando c'è una sostituzione. A meno di sviluppi clamorosi, Memushai resterà a Pescara, al contrario di tanti altri elementi pronti a lasciare. Cisco, prossimo a rientrare al Sassuolo, Ingelsson all'Udinese, Celli potrebbe optare per la soluzione Rieti in Serie C.